Well, now, really, when we go back then to falling in love. And say, it's crazy. Falling. You see? We don't say rising into love. There is in it the idea of the fall. And goes back, as a matter of fact, to extremely fundamental things. That there is always a curious tie at some point between the fall and the creation. Taking this ghastly risk. Is the condition of there being life. You see, for all, the life is an act of faith and an act of gamble. The moment you take a step, you do so on an act of faith because you don't really know that the floor is not going to give under your feet. The moment you take a journey, what an act of faith. The moment you enter into any kind of human undertaking and relationship, what an act of faith. See, you've given yourself up. But this is the most powerful thing that can be done. Surrender. See, and love is an act of surrender to another person. Total abandonment. I give myself to you. Take me. Do anything you like with me. See? So, that's quite mad, because you see, it's letting things get out of control. All sensible people keep things in control. Watch it, watch it, watch it. Security, vigilance. So, actually, therefore, the course of wisdom, what is really sensible, is to let go. Is to commit oneself, to give oneself up, and that's quite mad. So we come to the strange conclusion that in madness lies sanity. Speaks like children, it's a sight to the blind and a
strength to my weakness, something for soul, body, mind. There is a balm in Gilead, it's a rest for the weary, a song to the sore, it's due to my dryness that fills me with joy when I had none. Ignazio e Annalisa, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Ignazio, accolgo te, Annalisa, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Annalisa, accolgo te, Ignazio, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno, custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore per Cristo nostro Signore. Annalisa, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ignazio, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Strength to my weakness, something for soul, body, mind. You don't have to
Take my heart, let the song inside your soul.